Oggi al Teatro San Gallo, come Venezia.com, abbiamo ospitato il progetto Pass for Venice dell'associazione omonima e noi stiamo favorendo assolutamente il dibattito per quanto riguarda questo tipo di tematiche, perché è un problema che deve essere risolto e in un prossimo futuro bisognerà prendere delle decisioni concrete e quindi noi ci stiamo cominciando a parlarne e quindi ospitando tutti quanti i progetti come quello di Scurati che abbiamo presentato a marzo. Oggi abbiamo questo Pass for Venice di Andreoli, Casadei e gli altri aderenti. Pass for Venice, una sfida coraggiosa, nuova, un nuovo approccio finalmente per il turismo di Venezia. Finora Venezia ha visto il settore turistico quasi fosse un mondo a sé, deregolamentato, autogestito, tra l'altro solo da una parte di categorie che vi ci lavorano. Non può più essere così. Venezia deve poter dire che il turismo non è più solo disagio, non è più solo un problema, non è solo più un affare per pochi, ma è una grande risorsa per la comunità. Come? Beh, noi come Pass for Venice presentiamo una piattaforma che andrà sicuramente migliorata e per la quale chiediamo il contributo di tutti, di idee, di progetti, di proposte, anche di critiche ovviamente. L'idea è quella di finalmente gestire attraverso degli hub di ingresso proprio l'arrivo dei visitatori, che al tempo stesso così vengono anche, come dire, esaminati nella loro tipologia e a seconda della tipologia d'arrivo offrire dei servizi a pagamento. In questo modo si potrà definire un prezzo dinamico e allo stesso tempo definire un numero dinamico di presenze in città, perché andremo anche in qualche maniera a dissuadere l'arrivo nelle giornate di massima capienza, di massima presenza, nell'altissima stagione. Prenoti prima, prenoti in una giornata di bassa stagione, sei già venuto a Venezia, sei fidelizzato, ti fermi per più giorni, sono tutti parametri per i quali venderemo, come città ovviamente, questi servizi a chi vuole visitare Venezia e conoscerla. Un modo, da un lato, per governare i flussi e quindi diminuire le presenze nelle giornate pesanti, dall'altro di rendere consapevoli i visitatori di ciò che viene a vedere. Venezia è una città straordinaria, ma è bene che tu prima di arrivare capisca bene quali sono anche le problematiche che potrebbero nascere da un'eccessiva presenza turistica, dall'altra acquisire risorse che gestite dal comune, risorse importanti, abbiamo parlato fino a 500-600 milioni di euro annui che potrebbero essere destinati tramite fondi vincolati al miglioramento della vita cittadina. Finalmente veneziani che vivono bene nella propria città e che possono ospitare altrettanto bene chi questa città la vuole conoscere e sicuramente amare. L'associazione Pass for Venice è composta per il momento da 12 associati fondatori e in platea ci sono anche Marco Zordan e Francesco Versace che hanno contribuito. Quindi diciamo 30 milioni di presenze, un casinò, un lido che potenzialmente sarebbe straordinario. Cioè, abbiamo tutto ciò, abbiamo addirittura al lido un piccolo aeroporto che potrebbe essere, però potrebbe, anche il lido potrebbe, Venezia potrebbe. In realtà tutto questo magnifica, questo insieme magnifico che va a comporre la città di Venezia come offerta turistica, in realtà insomma, sappiamo tutti come è stata gestita e a volte abbandonata a se stessa. Siamo assolutamente certi che così, allo stato brado, il turismo in città continui solamente a far danni e non possa fare altrimenti. Qualora la città, intesa come amministrazione, lo accetti, lo approvi, lo faccia suo e cominci a lavorarci, abbiamo anche da parte del governo italiano avuto delle rassicurazioni che lo sosterranno. Tutto in mano adesso alla nostra amministrazione comunale. L'assessore al turismo ci aspetta la prossima settimana per cominciare a discuterne. Limitando, creiamo un sistema di limitazione di flussi, non chiudendo la città, perché non è possibile, ma regolamentando gli accessi alla città, facendo pagare un biglietto di transito, non è nemmeno un biglietto di accesso alla città, ma un biglietto di transito su cui puoi attaccare dei servizi, e che ha un valore dinamico. Per cui questo biglietto può costare pochissimo in determinate situazioni, in determinate categorie, e può arrivare a crescere come prezzo fino ad arrivare ad una cifra che noi mettiamo qui come ipotesi, che è quella di 100 euro. E poi molti, durante il periodo in cui abbiamo presentato questa cosa, si sono fissati sul fatto che per entrare a Venezia si paga 100 euro. Ma l'idea è quella di avere proprio tutto il ragionamento sui prezzi legato alla dinamicità. Per cui ci sono delle persone che possono entrare in città, si prenotano per tempo, nei tempi morti, nei periodi di bassa stagione,
se magari pernottano a Venezia e quindi hanno un approccio anche di economia positiva rispetto all'offerta turistica, che non è quella del visitatore giornaliero, ma di chi in città si ferma, possono arrivare a pagare anche veramente molto poco, cioè addirittura sotto i 10 euro, compreso il trasporto pubblico e l'ingresso ai musei. Chi scende dall'albero la mattina alle 10, alle 11, si presenta al varco in un giorno in cui città ci sono altri 100.000 visitatori, non potendogli dire non entri, gli diciamo entri pagando 100 euro, ma anche 200 se la politica di prezzo decidesse che pur di disincentivarli il prezzo sale. Quella che sembra una provocazione, ma in realtà non lo è che comunque rimane la libertà di accedere alla città gratuitamente, transitando a piedi il Ponte della Libertà. Abbiamo avuto tantissime richieste di inserire nel progetto che il Ponte della Libertà lo vogliamo abbattere. Non siamo così oltranzisti da sostenere questa posizione. Però l'idea di recuperare il ponte come ponte green, di cui si è parlato in altri contesti negli anni in maniera anche importante, per noi è una cosa fondamentale all'interno della filosofia del progetto, perché ripensare il Ponte della Libertà non più come sistema di immissione naturale alla città storica di tutte le masse di persone che si presentano. Uno dei punti fondamentali del progetto, secondo noi, è proprio quello di ragionare sugli hub non solo come momenti di mero passaggio, come se fosse un tornello dove uno paga due fiorini a chi siete, dove andate, cosa fate, ma proprio come dei punti in cui anche la spiegazione e l'attività della città diventano un momento fondamentale anche per fruire e accrescere culturalmente chi viene alla città e capisce, per fargli segnali e spiegargli, fargli capire per quale motivo e cosa stanno venendo a fare, in che città stanno arrivando. Per questo motivo, oltre alla parte del trasporto pubblico, abbiamo ragionato sin da subito di inserire nell'hub, nei ripassi, tutte le attività legate alle istituzioni museali. L'idea è quella di avere un prezzo definito in maniera dinamica con una serie di variabili. Le variabili sono ovviamente legate alla data di visita, legate alla data in cui prenoto, perché se prenoto un anno prima pagherò sicuramente meno che se prenoto oggi per domani, e la tipologia di data, della data per cui prenoto, per cui posso decidere di prenotare un biglietto che non ha una data precisa di visita, rispetto invece a un biglietto in data aperta, che è tecnicamente detto open, in cui io dico verrò a Venezia nei prossimi 3 mesi, quindi chiaramente pago di più perché mi tengo una libertà di azione che va a incidere sull'attività. Lo stesso, un'altra variabile è la compresenza con altri visitatori, per cui le giornate in hot visit avranno un prezzo più alto rispetto a giornate. L'alta stagione ha un prezzo più alto della bassa stagione, ma le giornate di piccolo a volte ne hanno uno più alto rispetto alle giornate non di picco. E ovviamente per la tipologia di utenza, per cui bambini, anziani, disabili, c'è tutto un mondo di tradizionale, chiunque di noi abbia comprato un biglietto per un qualsiasi sistema di viaggio, di trasporto, di accesso, cioè fa parte della... Abbiamo usato i parchi a tema come benchmark, così come abbiamo usato altri parchi. Abbiamo scoperto che il nostro 48 euro del prezzo medio è addirittura più basso dei prezzi medi di parchi di divertimento, che per Venezia, insomma, mi sembrerebbe anche riduttivo, però non volevamo esagerare. E quindi un abbattimento dei ricavi di quella cifra, e quindi 700 milioni iniziali li abbiamo portati a circa 500 milioni l'anno di entrate per la città. Andiamo avanti, grazie, avanti verso la cabina, grazie, avanti verso la cabina, grazie, avanti verso la cabina, grazie.